1200 palline di Natale rosa che saranno messe in vendita nel corso di un mercatino nel Rione Martiri il 7 e l'8 dicembre, il cui ricavato sarà utilizzato per iniziative in favore di bambini ed adolescenti ospiti del presidio ospedaliero Santo Bono Pausilipon di Napoli. E questo è il contributo degli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Ariano Irpino. Questa mattina la toccante cerimonia di consegna al dottor Carlo Iannace, artefice di questo nuovo progetto Christmas Bubbles, insieme alle associazioni AMDOS e AMOS che si occupano di prevenzione del tumore al seno e non solo, e alla presidentessa della sezione di Ariano, Emilia Fioriello. Gli alunni hanno portato da casa i più disparati materiali riciclati ed hanno realizzato, con la collaborazione di familiari ed insegnanti, palline bellissime. Inoltre hanno scritto toccanti messaggi di vicinanza ai bambini ammalati che soffrono in ospedale e a quelli che non ci sono più, come Gian Michele, 15enne di Ariano, scomparso di recente per un sarcoma, presente la sua mamma. I ragazzi sono eccezionali, con le loro piccole manifestazioni di affetto possono dare veramente tanto tanto a chi in questo momento ha necessità di fare carico di tanta energia, visto che stanno attraversando un momento particolare. Quindi, che dire, invogliarli sempre a dare parte e dare e donare parte della loro serenità, gioia, spensieratezza. Io sono veramente felice perché queste palline poi hanno un risvolto particolare. Noi poi queste palline le venderemo e con il ricavato allestiremo una stanza per gli adolescenti nell'ospedale pediatrico oncologico di Napoli, il Pausilipo. Quindi ha una doppia veste, l'amore dei bambini nel realizzare queste palle e poi il contributo che noi daremo a questo ospedale. Siamo particolarmente contenti ed emozionati, ma siamo certi che questo diventerà un appuntamento fisso in questa scuola, perché siamo aperti a queste problematiche, soprattutto alla informazione che parte dai più piccoli e pervade un po' tutti quanti. Qual è il migliore modo di fare un oggetto che poi potesse avere un significato solidale, sia la vendita delle palline per fare qualcosa per i bambini della loro età che sono meno fortunati? È una cosa bellissima la partecipazione, hanno capito molto di più di quando noi pensiamo di aver fatto capire.